la leggenda di tanti secoli fa racconta di questo fatto che nell'isola di Creta, governata da re Minosse, che era amico di Poseidone, re del mare, successe che Poseidone le regalò al suo amico, al suo caro amico, un bellissimo toro bianco, no? Glielo regalò però ad una condizione, che quando arrivava il giorno in cui si celebrava proprio il suo nome, avrebbe dovuto sacrificarlo. Però Minosse, che era un tipo così molto, insomma, ci teneva molto questo toro bianco, passeggiava con lui, insomma era un simbolo di ricchezza, di prestigio, quando arrivò il giorno del sacrificio pensò bene di nasconderlo e di mettere di sacrificare uno dei suoi tori normali. Però non aveva fatto i conti sul fatto che Poseidone, che era un dio, lo venne a sapere subito. E allora, incazzato nero, Poseidone si vendicò e fece in modo che la moglie di Minosse si innamorasse perdutamente di questo toro bianco, magnifico. E da lì a poco, insomma, da lì al tempo necessario, nacque questo figlio illegittimo della moglie di Minosse, e Minosse decise, disperato che non si scoprisse questo fatto vergognoso, decise di chiamare un famosissimo architetto dell'epoca, che si chiamava Dedalo, e fece costruire il labirinto di Cnos, no? Quindi arrivò Dedalo, costruì questo complesso incredibile che era il labirinto, e nascose al centro il Minotauro, in modo che la popolazione, nessuno potesse scoprire questo segreto. Minosse, già che c'era, perché non ci fossero fughe di notizia o altro, decise anche di chiudervi dentro Dedalo e suo figlio Icaro, in modo che mai nessuno potesse sapere cosa e dove potesse essere nascosto questo segreto. Però Dedalo era un creativo, un genio, e quindi riuscì a costruire queste ali di cera con cui riuscirono a volare sopra, diciamo, il labirinto, scappare. La leggenda dice anche che queste ali si avvicinarono troppo al sole e quindi si sciolsero, caddero in mare e di loro si persero le tracce. Questa è la leggenda e questa è il leitmotiv, diciamo, di questo piccolo corso, dove così metaforicamente noi raccontiamo la nostra vita, e al centro del nostro labirinto metteremo quello che per ognuno di noi può rappresentare un segreto o una gioia, qualcosa da proteggere tutto sommato, qualcosa di cui in fondo siamo anche fieri. Non necessariamente deve essere un dolore, non necessariamente una vergogna, deve essere qualcosa per cui noi vogliamo mantenere a metà tra il segreto e la fierezza. Allora, tutto questo è nato perché in realtà Gianni ci ha permesso di avere tempo e forse un po' l'ha anche fermato il tempo per guardarci dentro e per capire poi tante cose che insomma vengono un po' prima poi dell'atto pratico. E c'è un detto che dice: quando l'allievo è pronto, il maestro compare.
Il mio labirinto ha un nome e si chiama Il Sino Centro. Non ha un nome a caso, nel senso che è come se si fosse in questo vortice creata una creatura. E nel percorso che ho fatto per arrivare al centro, ho contato 10 anni della mia vita. Quindi sono andata a ritroso da uno degli episodi più, diciamo, difficili della mia vita, che è stata una scelta dolorosa. E quindi nel tempo è come se questo labirinto si sollevasse e sollevandosi, come quelle montagne che nascono in una notte, sprofondano in una notte, si lasciano delle macerie, dei detriti, delle storie. Ognuno di questi oggetti racconta una storia che fa parte della mia vita. Questo è un percorso che mi ha gratificato molto e che mi ha fatto capire che probabilmente tutte anche le altre cose che ho fatto nella mia vita, per piccole che siano state, avevano sicuramente dietro tutta la mia storia, tutte le mie esperienze, le mie conoscenze o le mie non conoscenze. Sarà per la prossima volta. Credo sia importante ripensare i simboli, raccontare storie, ricordarci quello che siamo, capire, cioè dare senso alla nostra esistenza. Non voglio fare questo, ma provare ad essere nel mondo. E il labirinto è questo, è un percorso, una strada, una costruzione. Non si sa dove porti, perché esista, e forse passiamo tutta la nostra vita cercando di capire questo, e forse non ci arriviamo mai, forse sì. Per me il labirinto è stato entrare nel labirinto, perdermi dentro i simboli. È stato un viaggio nel simbolo. Il simbolo è ed agisce. E questo agire mi ha portato dentro questa ricerca infinita, fatta di simboli, di coincidenze, di rimandi, di numeri, di segni. E questo è stato per me, un viaggio dentro il simbolo. Io sono un artista e tante persone sono artiste come me, sono creativi. Questa persona, cioè il labirinto, ce l'hanno in testa. Ed è per questo che io ho fatto un cappio e ho deciso di mettermelo in testa. In questo modo, chi riuscirà a volare perderà la testa, ma farà fiorire il mondo, le persone. L'idea è quella di una passeggiata in un luogo non del tutto sconosciuto, ma con dei sentieri tortuosi che eventualmente porteranno alla fiamma, cioè all'idea, alla chiarezza, alla purezza e, perché no, alla semplicità. Ho cominciato a scrivere,
comincio da scrivere e nell'impossibilità di scrivere nella via del labirinto, ho cominciato a scrivere sui muri di questo labirinto. Ho fatto una scoperta che mi ha aperto dei pensieri che mi sono piaciuti, al di là del risultato finale, e cioè che noi diamo il nome alle cose e il mondo lo conosciamo attraverso il nome che diamo, e viene tramandato attraverso nomi che diamo alle cose. Non è un'invenzione, però si è palesata proprio materialmente nel fare questo oggetto. E quindi nello scrivere sui muri ho scoperto che in realtà il filo del racconto, io qui nello scrivere sui muri inevitabilmente ho perso il filo del racconto, perché questo labirinto è ad un'unica via, si entra e si esce tranquillamente, non ci si perde, magari ci si disorienta un po'. E quindi ulteriore riflessione che è scaturita nel lavorare, non avevo mai immaginato prima, non ho progettato questa cosa, è che io avevo dei bivi, e quindi ho elaborato un testo che potesse comunque compiersi a prescindere dalle strade che si sarebbero scelte. E questa cosa mi ha appassionato, cioè io più ci ho lavorato più mi sono appassionato, è stato un divertimento totale. E sicché al centro del labirinto ho messo il racconto dei racconti. Il racconto dei racconti è un libricino piccolo piccolo con tutti i caratteri esistenti, tutti, insomma, caratteri alla rinfusa, no? Ho picchiato sulla tastiera, ecco, che usciva, come fosse la materia prima da cui poter poi creare tutti i racconti possibili. E quindi questo è un piccolo condensato di caos, è un caos che è protetto dal labirinto, e il racconto, i muri di questo labirinto che segnano un percorso, quindi il racconto che è segnato sui muri, sono quelli che, a seconda di quello che raccontiamo, a seconda di come tramandiamo il nostro mondo ai posteri, diciamo così, può generare un mondo possibile, quindi buono, cattivo, violento, pacifico. Quindi questo racconto, questo modo di raccontare può essere una guida affinché il caos possa generare qualcosa di buono, di proficuo, o quantomeno un argine per contenere la potenza distruttiva intrinseca al caos. E insomma mi sono gasato tantissimo. My labyrinth is called Lessons to Play because I really believe that it's something that me personally, but also each of us dream to be able to fly, not just physical, also mentality and with soul. But also my labyrinth speak for changing in life, and I think Johnny will understand me. Cambio, todo cambio.